Buon Natale, Cortana. Mi dispiace, non ho sentito niente. Deficiente. Grazie anche a te. Natale è sempre stato un periodo speciale. Prego. Niente, figurati. Salve a tutti ragazzi, siamo con un'altra puntata di GTA Online con voi Vincent e siamo nel periodo natalizio, cioè siamo a Natale, mamma mia, sto avvicinando la sua bellissima testolina, fa pure ginnastica, va tanto per cambiare, va vai, pupazzo di neve, palestrato un corno perché sto in pigiama, perché mi sono appena svegliato e allora permettete che sto un attimo in pigiama, comunque avevo comprate tutte le maschere natalizie tipo queste, cioè questo è un biscotto arrostito, sembra manco fosse una maschera da wrestling, però natalizia, ecco, io non lo seguo il wrestling, ma se ci dovesse essere un incontro di wrestling tutti quanti indosseranno questa maschera, però oggi andremo senza maschera. Diti la rossa, va. Fa molto d'aria natalizia. Ah, ok, la sciarpa se la tiene. No. Mettendo la felpa si toglie. Solo se uno mette la maglietta. Perché con la giacca furtiva nera, con questa qui, si può tenere la sciarpa e con tutti gli altri no? Con tutte le altre no. Cioè, che senso ha? Vivi. Qua manco una. Ah, ma quindi ce l'ho il cappello. Io appunto il cappello stavo cercando. Diciamo che se ci fosse stato il cappello questo qui, però tutto rosso, senza queste piccole fantasie, sarebbe stato meglio. Ma vabbè, accontentiamoci. Intanto qui c'è il mio albero di Natale, ci vado a finire anche sopra, va? Tanto per cambiare. Intanto noi lasciamo latte e biscotti qui sopra. Ma no, in realtà lasciamo succo verde e... è frutta. Frutta e frutta, 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 suppongo. A Babbo Natale. Nel caso lì c'è il coltello, se ne volevo usufruire. Giustamente non è che può tagliare la frutta con le dita, no? Volevo prendere una macchina rossa o una moto rossa. Tipo, non lo so, c'ho la Buddy, c'ho questa che è rossa e bianca, che può azzeccare con la neve. C'ho quest'altra. Solo che queste sono macchine che devo potenziare, modificare, insomma. Inoltre sto guadagnando i soldi per poter comprare la DeLorean. Anzi, a proposito, non è che fra gli sconti che hanno messo anche lo sconto sulla DeLorean? Pensavo come se... e invece no. Andiamo con la mia moto. Con la mia moto da cross che poche volte l'ho presa. E guardate un po'. Intanto lui c'aveva già il cappello di Babbo Natale. Giustamente si mette pure il casco. Ma vabbè. Così sta più protetto. Sia per grazie al cappello. Ma anche che c'ha sotto. No, niente. Auguri, ma niente. Non voglio parlarti. Questa è la neve che è veramente bellissima. Che poi bellissima. Ogni volta che arriva questo periodo la Rockstar aggiunge la neve. Alla fine, cioè, una specie di mod. Comunque, qui c'è un negozio di vestiti che senza volerlo l'ho raggiunto. Non ricordavo si trovasse qui. Attenzione. Dove cacchio sta? Ah, ok. Sono uscito col pigiama. Cioè, grandioso. Salve. Le piace il mio pigiama? Le piace? Vabbè, sta parlando al telefono. Bisogna compatirlo. Cioè, questo lo perdono. Salve, buonasera. Sì, grazie, mi serve, cioè, voglio vedere se ci sono, insomma, delle cose belle. Take your time. Sta zitta, auguri, anzi, auguri, ecco. Festivi, vediamo. Ah, no, ma sono quelli che avevo già comprato. Completi Babbo Natale. Magari prendiamo questi. E volendo potrei anche andare così. Visto che oggi è 25, facciamo un regalo. Si è fatto giorno. Ah, incredibile. Ok, sta ancora nevicando.
C'è un po' di foschia in giro, ma bisogna dire che alla fine stiamo a posto. Ci potremmo anche mettere le cuffie, ma sai com'è? Mettiamoci un cappello. Così ti voglio vedere. Grandioso, sì. Dobbiamo assolutamente fare una cosa. Vabbè, andiamo da qui. Tanto. Sempre negozio di armi, eh. Ma anche perché voglio fare un bel viaggetto lungo. E va bene, dai. Perché volevo comprarmi una bellissima cosa. Cioè una cosa veramente bella. Che mi sono ricordato in effetti. Ecco, fantastico. Babbo Natale già si è fatto male. Ho fatto pure la rima, ma... macchina rossa. Bravo. Si è aggiornato. Quello invece no, perché se ne sta andando in contromano. Bravo. Perfetto, quello è sbagliato traversa per colpa tua. Vabbè, ma tanto siamo a Natale, siamo tutti più buoni. Facciamo anche gli auguri a questo qui, al nostro caro ragazzo che ci fornisce di tutto e di più. Dai, togliti il casco. Toglitelo. Oh. Dai che Babbo Natale. Dai che sei fortunato a incontrare Babbo Natale in anticipo. Eccolo qui. $62.000, ma chi se ne importa. Prendiamo un po' di colpi, va. Non è che sta tipo un colore festivo. Chi se ne frega tanto. Va. Alla fine festeggeremo facendo un botto natalizio. Natalizio, sì. Dadaismo. Diciamo che sta molto. Non è che sia quel granché per poter fare delle fughe. Perché le curve fa abbastanza larghe, devo dire. Oh, impennata. Oh, attenzione. Ehi. Comunque penso che ci saranno delle gare stunt che qualcuno avrà fatto. Attenzione. Molti si domanderanno: ma scusa, ma Babbo Natale, posso di andare con le renne? Va con la moto? No, si è aggiornato. Ma dicevo che questa moto non l'ho mai utilizzata. Cioè, poche volte l'ho utilizzata, ma veramente poche. E per questo, madonna, dicevo che la devo comunque modificare. Penso che di manovrabilità non ho fatto niente. Cioè non ho cambiato niente. Come stava, così l'ho rimasta. Ma per il semplice motivo che non l'ho fatto, eh? Basta, questo è il motivo. Mai Bashu, sì. A posto di Mitsushubi. Almeno credo che sì. Di causa così. Credo che di livree non ce ne sono. Non ce n'è manco una. Inoltre io sono arrivato a rango 102. Quindi adesso posso mettere. Ho disponibile l'armatura al 100%. Se non sbaglio anche i freni al 100%, infatti. E il motore al 100%. Turbo mi pare anche. E infatti anche il turbo. Ed è molto buono questo fatto qua. Ma vabbè, noi usciamo. E adesso ci dedichiamo a fare una cosa molto bella. Ebbene, cari ragazzi, quello che faremo sarà prima di tutto dare gli auguri. Anche se quello potremmo farlo alla fine. Vabbè, raga, lo facciamo alla fine, eh. Basta, buon Natale. Ci mettiamo qui, quello sta uscendo. Buon Natale, ragazzi. A posto? Buon Natale! Mi scusi, la porta mi occupava tutto il resto. Forza. Forza, si sbrighi. Ma sto deficiente. Ok, corriamo. Via. Servirebbe il casco però. Poliziotti cari, mi devo per il momento mettere il casco. Grazie per aver aspettato. È sempre un onore fare affari con voi. Siamo partiti con una cosa simpatica. Proprio simpatica no. Però abbiamo fatto gli auguri in questo modo al nostro caro ragazzone. Poi chi cacchio lo conosce. Oh, oh, Kumba. Ehi. Oh, stiamo per fare uno stunt, ma è andato male. Attenzione che qui si scivola. La neve, eh. Cioè, vi sto dando un consiglio, cari poliziotti. Dovreste ringraziarmi. Ok, un altro consiglio per voi poliziotti. Per voi, cari poliziotti. Non permettetevi di provare a inseguirmi. Perché io vi faccio neri. Cioè, fuggo sempre alla fine. Tipo in questo caso. Bravi. Complimenti per la vostra... Veramente siete molto ma molto bravi. Cioè, non sapevo foste... che
foste così bravi. Però volevo qualcosa di più dinamico, sapete com'è? E che questi sono troppo mosci, cioè mi perdono così, in un attimo. Dovresti spiegare come cavolo si fa a mantenere la muto senza il cavalletto, ma vabbè. Forza! Dove stai, eh? Ah, stai qui. Giorno, si sbrighi. Non ho tempo da perdere. Oh, lo champagne. Anche quello lo voglio. Anche quello. Ma io nel frattempo mi esercito a fare... a tirare a bersaglio. Ah, aspetti un attimo. Era un po' quello. Tanto che le serve. E poi scusa perché ce l'hai acceso. Ma se fuori nevica e fa freddo. Sei scemo. Oh, ma quello è scemo. Ma è il bello che non c'ho manco il giubbotto di proiettile. Ditemi voi. Madonna. No, non mi cadere. No. Madonna, se cade. Ok, andiamo in mezzo al terreno, eh. In mezzo alla radura. Aspettate, sono arrivato al rango 103. Oh, manco me ne ero accorto. Anzi, quello che vorrei fare sarebbe andare con l'elicottero. Così da poter vedere il mondo. A proposito, ma il lago è ghiacciato? Penso di sì. Ecco, io sono no, la moto nel lago. Non è ghiacciato. Ok, c'è un Babbo Natale che nuota dentro un lago che dovrebbe essere ghiacciato, ma vabbè. Cavolo, che la moto mo se n'è andata. Parlando di elicottero, siamo decollati, va? Ok, si è fatta una bella lavata? Complimenti, anche perché fa freddo. Aspetta, ma lì ci sono delle scale. Ok, allora andiamo da lì. Scusa un attimo, non stavo grattando, va? Tutti si grattano, eh? Alcuni anche in quel posto. Non so perché questo luogo, in questo modo, mi ricorda tantissimo The Last of Us. Non so perché. Fantastico, quindi da qui ci si può buttare? Seriamente? Non lo sapevo. Beh, allora facciamo una cosa divertente, va? Buttiamoci. Grattiamoci. Oh mio Dio, cosa stavi facendo? Madonna, come fai? Decollo! Oh! Ma dove stiamo andando? Oh, c'è il lago! Ecco, perfetto. A posto! Tutto bene! Che mo me la devo fare tutta a piedi, perché... ora mi sono ricordato che in effetti si può diventare CEO, o CEO, solo se uno si trova a giocare in una sessione pubblica. Se, come nel mio caso, uno si trova a giocare dentro una sessione privata, cioè solitaria, voglio dire, quindi solamente noi, non è possibile quell'opzione. Non è possibile diventare un CEO. E di conseguenza non si possono ordinare i veicoli come il Buzzard. E Babbo Natale come porta nelle case degli altri regali? Non li può portare. È ovvio, no? Cioè Babbo Natale non può fare sta vita. Non la può fare. Ma tu non mi puoi mettere sotto. Se mi metti sotto vuol dire che sei un mascalzone. Oh, tu non hai proprio, non sai con chi hai a che fare. E allora sì, proprio... sì, portami appresso, eh. Mi piace la sua macchina. L'ho veramente colpito? Incredibile. Complimenti, buon Natale. Grazie per la macchina che me l'ha rotta. Ma i poliziotti mai arrivano? Bravi. È così che si esce dalla macchina, bravi. Buongiorno. Ok, sarebbe molto meglio andarsene, no? Noi giustamente dobbiamo ancora togliere di mezzo il corpo di quello lì. Non è vero? Aiuto, è diventata una trottola sta macchina, va? La macchina non si muoveva per niente. Cioè, non è che uno dice, ma... o un po' si muove. Cioè, sì, si muoveva, ma non cambiava posto. Cioè, non andava avanti. Sbandava soltanto. Buon Natale anche a te, carrello. Va bene, l'ultima cosa e poi festeggiamo con un bel botto. No, il pullman, me lo so perso. Ok, parcheggio perfetto.
No, mi scusi tanto, esco un attimo. Sa com'è. Forza! E spacco tutte le bottiglie. E spacco di nuovo il coso qui. Anche gli occhiali. Non mi interessano. Forza, esci. È ora di andare. Dai, usci. Usci, stavo a dire. Forza, dobbiamo andare a portare i regali. Cioè, noi nel frattempo che facciamo la fuga, paghiamo l'utente giornaliero della giornata, così, colà. Cioè, e nel frattempo siamo anche fuggiti. Ditemi voi. Voglio andare a No, ho sbagliato numero. Ha sbagliato numero. Direi di riprendere la mia moto. Come un rimpiazzo. I'm sorry, I couldn't help. Oh, io voglio la mia moto. Vediamo che cosa mi dice il meccanico. Cioè, io voglio indietro la mia moto. Niente di che. Ehi, rassicurata, l'ho visto prima. Facciamo sto rimpiazzo, vediamo un po' cosa vorrebbe dire. Qualcuno mi aiuti, per favore. No, mannaggia. Eh sì, mi serve aiuto, va? Non dirmi niente, non rompere. Ecco, così impara. Vediamo un po'. Cioè, insiste pure. Oh, si sbanda. Ho visto la ninfa. Mi scusi tanto, ma se lei parcheggia come al cavolo, cosa vuole da me? Che le dica grazie. O che le dica bravo. Con questo qui andremo proprio, a ruota libera. E fra un po' andremo all'aldilà. Se non ti muovi, Oh, lo sapevo io. Con questa si va. Che una bellezza. Ok, ma ho soltanto curioso di vedere la mia moto qui, Sanchez. Si chiamava in un altro modo. Cioè, si chiamava Mitz. Cioè, era tipo Mitz Shubi. Mi spiace, c'è la neve. Questa non gira. Già di suo non gira. Oh, allora è questa la moto. E grazie. Che ne so io? Mi ha messo la musica, non lo so. Cioè, io non me la metto mai per il copyright. Assicurazioni. Se mi dovete portare indietro la moto, non impostatemi la musica. Perché sennò poi YouTube si incavola. Molto semplicemente. Capisco che molto probabilmente a voi non ve ne frega niente. Ma vabbè. A me frega qualcosa. Ma non è che ci devo rimanere fregato, Tanto per dirvene una. Comunque, finalmente sono riuscito a prendere la mia bellissima e simpaticissima moto. Ecco, primo incidente di sedere per terra. Ho fatto anche un po' la trottola, non per dire. Dobbiamo dare gli auguri alla nostra carissima assistente. Forza. Esci. Con il casco che giustamente si ficca dentro la saracinesca, ma sapete com'è. Di cose strane ne vedo. Due macchie di sugo, perché quello non è sangue. Oggi è Natale. Quel sangue si è trasformato in sugo. Perché a Natale siamo tutti più buoni. Col sugo divento ancora più buono io. Oh, 25. Mo, hanno azzeccato il numero. Manco se l'avessi fatto apposta. Oh, ma guarda che bello. Beviamoci un bel whisky. Un bel cognac. Festeggia un po' con me, Che cavolo. A Natale si festeggia sempre insieme, Insieme ai familiari, insieme alle persone. Insieme alle persone che ti vogliono bene. Ok, beviamoci su un bel bicchiere di vino. Abbiamo qua proprio le scorte di vino. Okay. Calma, Non ti voglio vedere ubriaco. Comunque di natalizio c'è solamente l'albero. Ma direi di andare un attimo. Non appiccicarti al muro, mannaggia te. Ok, direi di fare una cosa bellissima. Qui, sì, può andare bene. Non buttarti, per favore. Di prendere il nostro bellissimo cannone pirotecnico e di fare così. Baboom! Sprechiamoli tutti, è Natale. In realtà, ora che lo sto facendo il video, non è Natale, ma vabbè. Dai che ne ho 15, adesso 14. Li voglio vedere festeggiare tutti quanti. Voglio provare a fare una corsa. Non spaventatevi. Dai, che è Natale. Vediamo quello dove arriva.
Bellissimo. Un colpo anche a te, auguri, palazzo. Comunque è fantastico questo coso pirotecnico, eh. Questo cannone pirotecnico. Questi ultimi 5 li butto in aria. Un altro. Che inoltre questo, il cannone pirotecnico, si può comprare solamente a Natale. Cioè nelle festività, se non sbaglio, nelle festività in generale. Ed è molto bello. Comunque spero che questa puntata natalizia vi sia piaciuta. Noi abbiamo fatto tante, cioè tante, abbiamo fatto un po' il botto, anche i botti natalizi alla fine. Ah, questa cosa non l'avevo notata infatti. Avevo visto le orme. Molto bello, caratteristico. Comunque per il momento non sta piovendo, non sta nevicando, ma spero che questa puntata vi sia piaciuta, questa puntata natalizia. Noi ci vediamo con le prossime. Se questo è stato, mettete un bel mi piace, commentate e iscrivetevi se non ancora fatto, se non l'avete ancora fatto. Tante volte lo dico tutto storto. Auguri ragazzi. Ho comprato anche un'altra cosa, un'altra cosetta. Auguri amico. No, non ho colpito nessuno. Auguri! Ti stavi salvando. Dai, che voglio dare gli auguri anche alla polizia. Forza, fino a mo' li ho dati, ma vabbè. Dai, che ho dei regali per voi. Mo, colpite in pieno. Forza, venite. Ho altri colpi in serbo per voi. Ehi, piano. Togliti di mezzo. Ecco, volevo colpire quello, invece no. Tre bombette, ma chi se le becca, va? Vai, te la becchi tu una, tu te ne becchi un'altra, tu un'altra, e fatemela lanciare almeno, eh? Che cavolo, non vi ho dato il regalo. Vabbè, mi sono dato il regalo da solo. Astro, astro del cielo, cioè ditemi se non è... è caduta la cometa lì, non lo so. Ah, seppure è spaccata la cometa. Peccato. Vabbè, quando cade, giustamente si rompe. Cioè, non è che rimane intatta. Se una cosa cade, si rompe.